SIGEP 2023 continua, siamo allo stand di Granulati Italia S.p.A. e ci troviamo in compagnia del suo direttore vendite Italia, Maurizio Pinfilli. Maurizio, è un gran bel piacere riuscire a rivederti dopo 3 anni qui dinanzi agli schermi di OrecaTV.it. Grazie Fabio e soprattutto grazie a te per essere nuovamente qui con noi. Mi ricordo la vecchia canzone di Vasco Rossi, e già, siamo ancora qua. Sembrava la fine del mondo, abbiamo superato anche anni difficili, veramente difficili come il Covid. E il fatto di vederti qui per me è una gioia, perché significa che siamo ancora qui, viviamo questo momento di stare con tanti clienti dopo 3 anni passati, lo sai benissimo, anche di salute, lasciamo stare per gli amici che non ci conoscono. Sono contento di averti qui con le tue, naturalmente, telecamere di Vending TV, Oreca News, allo stand di Granulati Italia, che quest'anno ci presentiamo nuovamente qui. Siamo vivi, siamo ancora più forti di prima, siamo stati presenti in questi anni difficili, perché poi sai benissimo che la pandemia ha colpito soprattutto il canale bar, dove noi col ginseng siamo, diciamo, leader per quanto riguarda il private label. Il signor Nesta ha fatto tanti sacrifici, adesso non è qui per stare in giro con di noi, tu lo sai, è sempre un caro amico. Mi fa piacere vedervi tutti in questo stand, voglio essere pragmatico, veloce, senza fare solite chiacchiere. Quest'anno presentiamo, oltre le creme, le granite siciliane, che già sapevi, abbiamo fatto qualche gusto nuovo, tipo il melone giallo di Sicilia, e poi abbiamo fatto da napoletano le creme partenopee al babà, alla pastiera, alla zeppola napoletana, da dessert di fine pasto, che il babà soprattutto è stato già un successo. Penso che in 2 giorni ci ho finito tutte le campagne, non so neanche se ce la faccio fino a fine fiera. Ecco, io voglio fare una parentesi su questo prodotto che hai appena nominato, la crema al babà napoletano, che ho avuto il pregio e l'onore di assaggiare prima di questa intervista e sono rimasto davvero sbalordito. Vuoi perché il babà che fa da corredo a questa crema nel servizio è un vero babà napoletano, e lo dico da buon napoletano, vuoi perché la crema di babà che è al suo interno è assolutamente spettacolare. Il laboratorio delle famiglie del signor Nessa, la signora Patrizia in primis, ha fatto veramente un bel prodotto e sono contento veramente di questo prodotto che stiamo lanciando, anche perché ormai non sappiamo più cosa inventarci come fine passo, come dessert e tutto. Quindi questo babà per noi è stato, cioè proprio un babà, si dice in napoletano. Poi sai, questa è un'annata per noi, mi scusi per tutti quelli che ci ascoltano, da capolista. Siamo molto contenti di questo nostro momento che stiamo vivendo. Scusami, ma qui si respira ormai, io devo dirlo a loro, ma qui in fiera dovete sapere che ci sono tantissimi napoletani che respirano aria di napoletanità, ma ci sono anche tantissimi, e questo forse non lo sai nemmeno tu, tantissimi non napoletani di tante altre città italiane che, tifosi o no della squadra del Napoli, sto parlando di calcio, sono assolutamente contentissimi dei risultati e dal gran bel gioco realizzato da questa squadra, che proprio ieri ha toccato la vetta di 50 punti girone di andata. Ma è successo? E infatti, però non parliamo troppo di sport, perché è capace che qualcuno che ci ascolta, poi sai, noi dobbiamo sempre essere umili con i piedi per terra e andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo superato questo momento, come tu sai, voglio ritornare perché sembrerà, ragazzi, qualcuno che ci ascolta, non è facile superare anni difficili come quelli che abbiamo superato, anche il buon Fabio, che veramente sono contento che è qui con me. Noi vi aspettiamo al padiglione C3 della Granulati Italia, Gelati Italia, che quest'anno si presenta in pompa magna, perché era importante dare un messaggio di continuità. Ci eravamo lasciati, ti ricordi, il 2020, che poi dopo neanche 2 mesi c'è stato quello che c'è stato. Oggi ritornare, mi spiace dirlo, non è politica, ma senza nessun aiuto di nessuno, sulle nostre forze abbiamo recuperato, ci siamo rimessi un'altra volta in carreggiata, con mille difficoltà siamo ripartiti. Il ginseng nostro, lo sai benissimo, per noi il nostro cavallo di battaglia,
e stiamo avendo sempre più successo. Quest'anno abbiamo recuperato, penso che abbiamo superato i fatturati del 2019, il che per noi è veramente una grande soddisfazione da parte di tutto lo staff della Granulatana, naturalmente, e di tutti. Quindi cosa dirvi di più? Il mio messaggio è quello di un ottimismo, quello di crescere, di aiutare tutti. Voglio bene tutti quelli che sono con noi della Granulata Italia, i nostri canali, il mio amico Fabio della Vending Oreca News. Vi vogliamo bene, siamo qui dappertutto. Venite a prendere un ginseng, una crema al babà, limoncello. Abbiamo fatto, pensate, non sapevamo più che inventarci. Da un vecchio film di Eddie Murphy, non so se ti ricordi, Beverly Scap. Mi ricordo che faceva un amico suo un poco particolare, oggi lo chiamano fluido, il caffè al limone. E abbiamo inventato la crema caffè, che noi siamo i più forti in Italia, la crema caffè con un leggero aroma di limone per dare quella punta di freschezza in più. Mi dovete credere, non so più che inventarmi. Allora facciamo così, per soddisfare la curiosità di tutti coloro che vorrebbero poter assaggiare questi prodotti, perché magari non sono riusciti a venire qui a Rimini, al SIGEP, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per avere informazioni senza alcun impegno? Basta andare su Google, perché ormai sono tutti Google, digitare Granulati Italia SPA ed esce tutto il nostro sito, che potete vedere sul nostro sito tutte le novità, anche da parte della gelateria. La voglia della Granulati, il nostro mission e soprattutto il nostro successo è quello di inventare cose nuove, che poi gli altri ci vengono dietro, ci copiano, a volte anche male, però per quanto noi andiamo avanti per la nostra strada. Maurizio, grazie per lo show, per il contributo. Tu sei sempre spassosissimo, sei davvero uno straordinario commerciale che ama il suo lavoro, esattamente. Maurizio, grazie. Grazie a te Fabio e a tutti quelli che ci ascoltano, veniteci a trovare qui e anche dopo contattateci. Grazie sempre a Fabio Russo e ai suoi canali. Buona giornata a tutti.